siamo ritornati qui. Infatti, qui a Putigliano, al nostro carnevale 2017, e abbiamo qui con noi una figura molto importante. Assolutamente. Comunque, quest'anno, come sempre, diciamo, infatti, c'è un'organizzazione, una grossa organizzazione, anche alquanto difficile, ed è proprio la sicurezza. Infatti. E qui abbiamo i responsabili di quest'anno della sicurezza. Quanto è difficile organizzare tutto questo casino? La gente è tanta, le responsabilità anche. Noi ci stiamo occupando della sicurezza dei varchi e delle casse per la scorta valori, e stiamo supportando le forze dell'ordine per l'assistenza sicurezza, diciamo così. Ecco. Cerchiamo di mantenere l'ordine pubblico con loro. E io immagino sia comunque molto difficile in un evento con 15.000 persone. Certo. Abbiamo superato le controllando gli accessi, il numero dei biglietti venduti, abbiamo forse anche superato questo numero. Beh, siamo contenti. La cosa bella è che lui non è vestito in maschera, cioè lui è reale. No, lui è proprio così. Ma infatti c'ha pure la faccia incazzata, è proprio il ruolo, perché se deve essere così, ride però, fortunatamente ride. Ma parla. Sì che fa, parli? Di almeno ciao. Vedi, saluta, almeno ha salutato. Non è armato, però dotato di strumenti comuni di comunicazione. Noi siamo collegati via radio, tra di noi siamo 65 unità. Complimenti. Beh, prima complimenti di tutto, perché per il vostro duro lavoro, perché anche grazie a loro avviene poi tutta questa bellezza. Io direi così, è arrivato il terzo carro, diamo subito la linea a Massimo. Vai Massimo. Mostruosamente umana è un altro carro allegorico, è il terzo di questa sfilata ed è realizzato da un maestro cartapestaio, un veterano, da Franco Giotta. La mente umana, secondo il maestro cartapestaio, può generare dei mostri. Come vedete, in primo piano abbiamo la famosa figura mitologica del Minotauro, che è una figura mezzo animale e mezzo uomo. Il Minotauro che, come sapete, poi finisce nel Dedalo. Nel Dedalo e lì viene, secondo la mitologia greca, viene poi alimentato con delle vite umane e poi viene sconfitto da Teseo, perché Teseo si infila nel Dedalo e grazie al filo di Arianna riesce a venire fuori da questo Dedalo, a sconfiggere il mostro, e quindi il bene viene fuori. Questo è un carro molto bello, realizzato da un vecchio maestro cartapestaio, Franco Giotta. Come potete vedere, in primo piano c'è il Minotauro, dietro un volto umano. Cioè, il messaggio qual è? Che la mente umana può sicuramente generare delle cose bruttissime, come l'inquinamento, che sono descritte sulle palpebre dell'occhio di questo volto umano. Però il filo di Arianna può essere la salvezza, e quindi l'uomo può in realtà mettere in atto opere buone, e la sua mente può produrre amore e bontà. Questo è quello che il maestro cartapestaio, la cui effigie, la cui figura è stata anche ripresa sulla cinta del Minotauro. È un carro molto alto, raggiunge i 16 metri di altezza, ed è un carro che riesce ad esprimere veramente quello che è questo tema di quest'anno, i mostri. Da un po' di anni a questa parte i carri sono preceduti anche dai gruppi mascherati. Prima il carro allegorico veniva allietato da presenze, da ballerini, eccetera, che adesso invece sono passati, diciamo, nella parte anteriore del carro, vanno a terra, camminano davanti al carro e fanno delle danze davanti al carro. Perché questo? Perché negli anni è cambiata la tridimensionalità del carro.
prima c'erano tre dimensioni su tre piani che poi riusciremo a vedere anche su altri carri, invece adesso il carro diventa, diciamo, un corpo unico che non permette di poter portare con sé anche dei ballerini. Vedete il volto umano che vi stavo descrivendo, le palpebre che descrivono i malesseri della società, e quindi l'uomo che, se si, diciamo, si affida alla mitologia e quindi al filo di Arianna, può mettere in atto cose buone e quindi contribuire anche alla società. Però mi sembra proprio che Marco eccoli qua. Marco e Chico, siamo riusciti in un'impresa, siamo saliti finalmente, infatti, sul carro che stavi raccontando, Massimo. Quindi abbiamo praticamente il DJ alle spalle che ride perché starà ubriaco dalle DJ. Sta proprio mettendo abbassare la musica, perché siamo live sul carro, ma quindi la signora non può dormire al palazzo di non Pro. Possono dormire. Oggi è il giorno del carnevale di Putignano. Vedi, infatti. C'è tanta abbondanza su questa carta. Per la serata conclusiva, naturalmente, sì, c'è festa dappertutto. Infatti, stare su questo carro ci dà proprio la sensazione dell'immensità che è questo carro, perché da giù è una cosa, poi di salire e vedere tutto questo. È enorme. Io non so se si riesce a vedere da casa i 16 metri che ha detto prima Massimo. Sì, sì. Si sentono tutti, sembra di essere su un palazzo. Anche le vibrazioni che io sto sentendo sotto i piedi. Infatti, le vibrazioni sono quelle della musica dei bambini che zompettano qui davanti, perché abbiamo anche tanti bambini che stanno saltando sui nostri piedi. È un momento di festa bellissimo, devo dire. Io direi di scendere perché mi sta venendo una sensazione, capito, quasi di... Ma anche perché Massimo ci sei sicuramente, non sai che Marco ha le vertigini e quindi è stato già difficile portarlo sul carro. A te, Massimo. Bene, avete anche provato questa sensazione, mi auguro che Marco stia bene, e comunque ci sono ancora altri carri da poter visitare, e vi consiglio anche di visitarli dall'interno, così riuscirete a vedere anche questi movimenti. E parliamo un attimo dei movimenti dei carri allegorici. Prima c'erano degli omini che facevano muovere gli occhi dei pupi, eccetera. Adesso i movimenti, e Franco Giotta è stato uno dei maestri cartapestai che ha portato questa nuova evoluzione del carro, i movimenti sono elettronici, ma qui naturalmente sono presenti anche personalità, rappresentanti del consiglio regionale, e qui al carnevale di Putignano è venuto anche il consigliere regionale La Carra. Allora, questa è la prima volta con questa sfilata notturna, com'è? Beh, notturna è sicuramente suggestiva, è un bello spettacolo di colori e c'è tantissima gente che viene coinvolta. Io credo che questo spettacolo non possa essere ridotto a poche settimane in un anno, debba essere una costante annuale per questa città, e credo che tanti altri eventi in altre città non vengano valorizzati in maniera maggiore, pur non avendo lo stesso richiamo di folla e di gente come il carnevale di Putignano. Per cui io penso che la risposta sia una destagionalizzazione dell'evento per favorire anche l'afflusso di turisti tutto l'anno, che questa città lo merita, e lo merita anche l'organizzazione, che sicuramente è perfetta. Grazie. Quindi naturalmente continua a ricevere complimenti il carnevale di Putignano. Parlavamo prima dei movimenti, per cui io consiglierei Marco e Chicco di entrare anche nei carri, ma adesso stanno combattendo con un bambino. Vieni, i bambini perché sono il carnevale di Putignano. Eccolo allora, qua. C'è una cosa bellissima, Massimo. Infatti, perché Fabio, vieni da noi, perché abbiamo... È la prima volta che vediamo appunto la modernità dei costumi. Infatti, di carnevale. Siamo arrivati, effettivamente in Italia oramai si mangia il giapponese dappertutto. E abbiamo... vestiamo i bambini dal sushi. Un bimbo sushi. Vuole dire la sua. Dobbiamo dire una cosa, c'è anche papà sushi. Papà nel senso chef. Vieni papà chef. Eccolo qua. Lei è la moglie. E abbiamo anche la moglie, che è anche mamma chef. Ciao.
Allora, come vi è venuto in mente di vestire vostro figlio Diego? È tutta colpa sua. A chi è venuta l'idea? Colpa sua. Quindi si rimandano la cosa, suo marito e moglie, è normale. Ma un sushi così grosso quanto costa? Tantissimo. Soprattutto costa una preziosità di affetto, quindi non abbiamo dubbi. Vabbè, allora facciamo così, ve lo vendiamo noi, ve lo diamo al chilo, potete tenerlo. Bravo Diego, è stato, ha imparato, vedi, già proprio il ritmo del carnevale, si diverte così. Io intanto vedo una persona con Massimo, quindi gli cediamo subito la linea. Vai Massimo. Uno dei, diciamo, massimi esperti di turismo in Puglia, Aldo Patruno, che è dirigente del settore turismo della regione Puglia e che in questi giorni al carnevale di Putignano è di casa, perché proprio il carnevale, dottor Patruno, è il, dal punto di vista della manifestazione, il carnevale di Putignano è una punta di diamante del turismo pugliese. Ma senza alcun dubbio, eccellenza assoluta, non soltanto nella sfilata dei carri, ma in tutto quello che ruota intorno nel corso della settimana. Cioè, un carnevale come questo realizza gli obiettivi fondamentali della regione in questo settore: destagionalizzare, perché siamo proprio fuori stagione, internazionalizzare, perché questo è un evento di livello internazionale, e soprattutto valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di questa regione, di questo territorio. In questi giorni ha visto anche delle manifestazioni collaterali del carnevale di Putignano. Parlavamo prima della propaggine, che ormai è conosciuta, diciamo, in tutta l'Italia meridionale, molto particolare perché è una gara invernacolo di origine contadina, eccetera. Ma oltre alla propaggine ci sono i cosiddetti giovedì. Da un po' di anni a questa parte questi giovedì li stiamo spettacolarizzando, cioè praticamente si mettono alla berlina le diverse categorie sociali. Un giovedì in particolare è quello degli uomini sposati, che l'Accademia delle Corna è riuscita a spettacolarizzare, e io ho saputo, qualcuno mi ha informato, che lei è rimasto particolarmente colpito da queste corna. Diciamo che ha avuto il privilegio e l'onore di partecipare a questa mattina con i cornuti, diciamo, con i rappresentanti dell'Accademia, che adesso, al di là dell'evento meraviglioso, scherzoso, molto divertente, però lì affondano le radici vere della tradizione popolare e quindi di quel patrimonio immateriale di cui parlavo prima, e secondo me quelli sono quegli eventi che noi dobbiamo lanciare, dobbiamo sviluppare, intorno ai quali dobbiamo costruire quell'attrazione, quel carnevale 365 giorni all'anno, che lì trova la sua vera identità. Buon divertimento, dottor Patruno. Bene, parlavamo degli aspetti particolari con il dottor Patruno, abbiamo parlato della campana dei maccheroni, abbiamo parlato di tutte queste manifestazioni. Ma questi carri, come sapete, partecipano ad un concorso, ad un concorso mascherato, perché appena si concluderà questa sfilata ci sarà la premiazione dei carri allegorici. Sapete bene che c'è un grande agone tra i maestri cartapestai, e ce n'è uno in particolare, che è quello che ha costruito il carro che vediamo in lontananza, che ha ricevuto tanti primi premi. Ma prima di parlare del carro di Deni Bianco, linea a Marco e Chicco. Infatti Massimo, allora, perché siamo anche con il postino di C'è Posta per Te, giusto? Di C'è Posto per Te, volevate dire. Sì, e questa è infatti la cosa bella, vedi? C'è posto per te, no, è carina come idea. E infatti sentiamo il postino, perché ha delle cose da dire, dici? Sì. Ci siamo presi il programma di Maria De Filippi perché aveva, c'eravamo un po' stancati, dopo C'è Posto per Te anche Sanremo, e avevamo deciso di prendere il canale per, e siamo andati lì a dire: Maria, qui non è che c'è posto per te, qui c'è posto per te. Ah, quindi la volete proprio togliere dalla televisione? Le abbiamo preparato la bara apposta apposta. Vabbè, ma non si fa così. Però per ridere e ben augurare. Chi c'è dentro? Sta lei. Sta lei. Possiamo aprire? No, non si apre, non si apre, non si apre. Aspetta che sta pure una persona qua. Che c'è? Chi è? Vendiamo bare matrimoniali di tutte forme e colori, IVA inclusa, vista mare. E la bara singola costa 300 euro, quella matrimoniale 1500. Mi raccomando, ricordate, IVA inclusa. Fammi una matrimoniale. Io me lo tengo uno che non si sa mai. Mattina la passa a prendere. Va bene, questo bambino secondo me farà strada. Questo nel commercio ci sa fare. Inizia a fare strada. Va bene, iniziate a camminare. Comunque, perché
dietro. Dopo la bara arrivano i morti. Infatti, giustamente, adesso dopo la bara. Ci sono anche colleghi qua intorno. Loro sono la morte. Loro sono proprio la morte. Infatti, noi siamo in mezzo alla morte in questo momento. Che qua sono i morti alti. I morti bassi morti e i morti alti. Io infatti non ho mai capito come fanno a stare sui trampoli. Morte, lei parla? Com'è stare? È difficile questa cosa. Vabbè, giustamente c'è gente che spende soldi a fare fitness, lei dice io mi vesto così e vado avanti così. Io direi di passare nuovamente la parola a Massimo, che ha... Massimo, ci sei? Ci sono qui, non posso andare via, sono qui perché tra l'altro solitamente negli anni scorsi eravamo su una postazione, eravamo in gabbia come i gorilla dei carri allegorici. Quest'anno finalmente siamo a terra e quindi ci godiamo ancora di più la follia del carnevale di Putignano. Ma parlavamo prima di Farinella e Farinella di questa maschera, della maschera di Putignano. E intorno a Farinella bisogna chiarire un po', in realtà Farinella è una maschera o un simbolo? Farinella è entrambi, perché tanto tempo fa esisteva un contadino avvinazzato, un po' matto e strambo e stralunato, e lo chiamavano a Farinella in italiano, ma non era certo ancora una maschera così bella. Io sono nato dalla mano di un disegnatore, Mimmo Castellano è il nome del mio autore, e vuole dare al carnevale un'immagine speciale, cioè unisce la tradizione e la modernità, il carnevale che era e quel che sarà, perché per esempio io nel viso, no, sono abbastanza contadino, con nasone, sopracciglioni, ma certo ho l'abito sopraffino, e quindi poi unisco simbolicamente anche i tre sonagli alla gorgiera, hanno un significato ed è storia vera, perché se tu guarderai nello stemma di Putignano, guarderai e tra i miei sonagli penserai, come anche i tre sonagli delle mie punte, che in realtà se ne vedono due, ma in realtà è dovuto al fatto che quando è stata fatta la prima stampa del manifesto, perché Farinella è nato in occasione del 53, quando il carnevale di Putignano passa da carnevale prettamente rurale a carnevale diciamo come impresa turistica, viene realizzata questa maschera appunto da Mimmo Castellano presso la litografia Favia, tra l'altro un'impresa titanica perché era 24 colori. Stampa litografica vuol dire 24 lastre di pietra, e ovviamente in questo lavoro si è persa la terza punta nella stampa del manifesto ufficiale del 53, ma lui la disegna con tre, ma se ne appaiono due, sempre con lo stesso significato, i tre colli di Putignano. Ma a proposito di Farinella, prima abbiamo intervistato il sindaco di Acquaviva che ci parlava di prodotti locali, e tra i prodotti locali e quelli tipici di Putignano c'è la Farinella, e quindi un'affinità anche con la maschera ci sta? Certo, perché la Farinella è il nome di un alimento tra i più ricercati, è uno sfarinato d'orzo e ceci tostati, cioè tu puoi sul fico secco, sul sedano, sul ragù, con la Farinella questi piatti gusterai di più. Qual è il futuro di Farinella? Sempre roseo, sempre a colori come il costume, anche perché bisogna sempre essere ottimisti tra noi artisti, e in ognuno di noi c'è un artista, un mostro di creatività e di positività, quindi sempre positivo, finché qualcuno ci crederà. Grazie a Farinella, interpretato da Dino Parrotta. E noi continuiamo, e a questo punto credo che prima di dare la linea a Marco e Chicco la diamo alla regia. Allora Marco? Sì, noi ci siamo. Infatti abbiamo trovato due maschere particolari, originali. Stiamo parlando di... protagonisti di Up. Infatti Carl, il nonnetto di Up, e Russell, che era il Boy Scout, naturalmente. Questo costume. Infatti sono fenomenali, si sono vestiti perfettamente. Di curiosità. Sì. Ma come vi è venuto? Infatti. Ah, noi siamo appassionati molto del mondo dei cartoni animati, che sia Disney o che sia Pixar. Quindi è già il secondo anno che ci cimentiamo in questi costumi e cerchiamo sempre di migliorarci. L'idea più originale quest'anno è stata questa qui. E l'anno scorso sorge una domanda spontanea. L'anno scorso da cosa eravate vestiti? Siamo partiti basici l'anno scorso da Topolino e Minnie. Bravi, beh, selfie della gleba.
quarto carro allegorico per la 623esima edizione del Carnevale di Putignano e del maestro cartapestaio Deni Bianco. Il tema è sempre quello dei mostri. Come vedete, quello inquadrato è proprio il servo della gleba, ma spieghiamo meglio. E il ha voluto praticamente ironizzare su questo eccessivo uso dei selfie e come vedete è realizzato da Deni Bianco e davanti abbiamo un uomo ingabbiato, perché è ingabbiato da questo uso spropositato dei selfie e da questa esaltazione dell'io che, come vedete, ha un volto con tanti specchietti che rende anche con le luci della sera, rende il carro anche molto elegante. E l'uomo è completamente ingabbiato e l'unica possibilità di movimento che ha è quello delle mani per poter manovrare quindi lo smartphone e fare quindi dei selfie. Quindi questa tecnologia, che secondo il maestro cartapestaio è una tecnologia che ci sta portando ad un isolamento e quindi riusciamo a socializzare di meno. Poi dietro, eccolo qui, il servo della gleba, cioè lo schiavo di questo sistema sociale, che anche lui, in maniera così un po' stolta, continua a fare dei selfie, e i mostri al lato che rappresentano la degenerazione di questo aspetto della società, che, come dicevamo, è un aspetto che ci sta portando ad un individualismo frenato e ad una esaltazione dell'ego. Il carro allegorico è costruito da Deni Bianco e che di professione fa il maestro cartapestaio a tempo pieno e che da molti anni è vincitore del primo premio del concorso mascherato. Staremo a vedere adesso che cosa succederà, ma credo che Marco e Chicco stanno toccando con mano il carro allegorico. Bravissimo Massimo, di nuovo su un carro. Infatti siamo riusciti a salire sul carro, ci sono tutti i ragazzi qui. Salutate. Ci hanno detto espressamente: se salite sul carro dovete ballare. E noi quindi balliamo. Anche noi dobbiamo ballare, Massimo, necessariamente, perché hanno per detto che si balla sul carro. Si balla. O balli oppure stai giù dal carro. E tu balli. E io ballo, effettivamente. Devo dire che anche questo, cosa? Se alziamo gli occhi al cielo, sale l'ansia. Stai tranquillo. Balla. Portare Marco qua su è stato sempre difficilissimo come prima. Il problema non è salire, il problema è scendere. Ma tu non devi pensarci alle vertigini. Io invece ci penso. Devi stare tranquillo. Se salgono i bambini, non c'entra niente. Puoi salire anche tu. Voi quanti anni avete? 17 e mezzo. 11. 17, 11, 5, 4, ci sono tante pecore, tutti quanti che ballano, stanno ballando praticamente già da 1:30 consecutive. Comunque adesso possiamo anche scendere. Infatti, possiamo scendere. Diamo la linea nuovamente a Massimo mentre noi scendiamo. Scendiamo, va. Le immagini di Donatella Bianco ci mostrano anche questo bellissimo carro di Deni Bianco. I maestri cartapestai hanno adesso un tema da sviluppare. Ognuno ha pensato, ha avuto un'idea, e quindi la mostruosità che ha pensato Deni Bianco è quella dell'eccessivo uso tecnologico del selfie, dell'immagine, e quindi questa esaltazione dell'io che ci sta portando, che ci sta completamente isolando. Questo è un carro allegorico, solitamente viene, ecco, vedete? Un selfie proprio materializzato, e un carro allegorico di solito si costruisce in 4 mesi. I maestri cartapestai iniziano a lavorare negli hangar
che rappresentano i grandi laboratori della cartapesta locale, iniziano a lavorare quattro mesi prima, cioè a settembre si inizia ad avere l'idea, si realizza un bozzetto e invece in questo momento state vedendo una maschera di carattere. È una maschera di carattere fatta dai più giovani che, come dicevamo inizialmente, rappresenta la palestra della cartapesta. Molti maestri cartapestai, infatti, qui a Putignano hanno cominciato proprio con le maschere di carattere, che vengono realizzate in luoghi di fortuna, non hanno a disposizione gli hangar o altri ambienti, e quindi sono dei ragazzi che dopo l'orario scolastico solitamente iniziano con queste prime prove di cartapesta. Un altro grande successo comunque del Carnevale di Putignano, ma sembra a questo punto, attraverso questa immagine, sembra di stare a Venezia, perché i gruppi mascherati ormai sono curati nei dettagli. Come dicevamo, i gruppi mascherati vengono anche da fuori paese, oltre le mura di Putignano. Il comune di Alberobello, i comuni vicinori spesso partecipano attraverso loro i gruppi mascherati qui a Putignano. Il settore gruppi mascherati impegna anche il putignanese, perché questo prodotto carnevale impegna il putignanese per lungo tempo. Non solo le scuole preparano i vestiti eccetera, ma addirittura ci sono gruppi di sarte che si dedicano a questa attività. Cioè il carnevale che rappresenta davvero un momento di grande socializzazione per il paese, che poi si manifesta ed esplode proprio durante i corsi mascherati. Levare il carnevale ad un putignanese sarebbe come togliere il pane dalla tavola quotidiana, perché il putignanese ci crede e tra l'altro fa anche grandi sacrifici per riuscire a realizzare questo intero prodotto. La cartapesta prima veniva lavorata solo e semplicemente da gente che aveva già un lavoro, per cui si dedicava in questi quattro mesi alla realizzazione. Adesso è diventata una vera e propria professione, infatti molti maestri cartapestai realizzano proprio delle scenografie teatrali di cartapesta. Ma penso di aver parlato troppo e forse è il momento di Marco e Chicco. Allora, noi siamo in mezzo alle fatine. Sì, perché come diceva Massimo, no? La cura dei costumi. Bravo. E noi li stiamo vedendo, infatti. Qui io c'è tra una cura. L'altro, sto notando infatti alcuni dettagli, però io ti dico che soprattutto, più che dettagli, sto cercando di imitare la loro coreografia, perché non ho capito se sono coordinati. No, c'è, ma chi stanno andando ad minchiam. 1, 2, 3, 4. È facile, come una Ligalli. C'è qualcuno che va un attimino fuori tema e fa avanti e indietro. Forse fuori tempo, volevi dire. Fuori tempo. Fuori tempo e fuori tema, perché siamo in questo sta concentrato. Di tema carnevalesco. Guarda. Sì, vedi. C'ha proprio la faccia della fatina. Senti, ma i passi che state facendo, state andando così a piacere o... No, abbiamo provato per anni, quindi... Per anni! L'anno prossimo saremo pronti. Ah, perfetto, vai, balliamo. Vai, balliamo. Con lo scettro addirittura, infatti. C'è da dire effettivamente che c'è chi ci può provare anche a fare una cosa del genere, però se sei negato... È effettivamente ho un attimino di difficoltà a muovermi a tempo, però con lo scettro da fatina riesco a muovermi bene. Siamo in attesa nel frattempo del prossimo carro, che è ancora distante. Noi nel frattempo continuiamo a ballare. Allora, c'è un'altra piccola fatina qui. Come ti chiami? Maria Rosaria. Quanti anni hai? 11. È la prima volta che fai la fatina? Ma stai arrabbiato? Ci stai divertendo? Cinque volte, ci sta divertendo cinque la volte. La madre ha detto cinque volte, perché lei non lo voleva dire. Sì. Fucurt, quando stai arrabbiata. Sì. Sì. Vabbè, balla, ecco, balla. Sì, è emozionata la ragazza. Emozionata. Noi nel frattempo continuiamo ad avere lo scettro. Ci sono anche altre piccole fatine. Vieni qua. Tu come ti chiami invece? Martina.
Martina, quanti anni hai? Tu invece sei una fatina proprio da tantissimi anni, vero? Tanti anni che fai la fatina, vero? E infatti, vedi, alla fine si stanno divertendo, ci hanno messo... Ormai mi hanno assunto. Come si suol dire, ci hanno messo a giro, perché oramai facciamo parte integrante del carnevale, del carnevale. Vai Massimo! Prima parlavo del tema del carnevale e vi facevo riferimento a Verdi. E Verdi è venuto qui a trovarmi, vedete come è fedele. Lui di professione fa ben altro, però durante il carnevale lui si veste da Verdi ed è stato bravissimo quando proprio il carnevale ha avuto un tema. E lui, come vedete, tu di professione cosa fai? Io di professione sono un barbiere e lavoro ancora in attività sul centro storico, però mi diverto a fare Verdi. E tu la barba quindi la curi bene, sei un barbiere. È normale, sarebbe il comodo il barbiere non curarsi la barba, però sono dispiaciuto di una cosa, che da quando hanno tolto la lira siamo andati nell'euro, non valgo più niente. Bella la battuta del nostro amico, ma era solo per darvi uno spaccato di come ormai si va per tema al carnevale di Putignano. Continuano le maschere a proseguire in questo corso mascherato, dove anche si stanno divertendo Marco e Chicco. Sì, siamo allora, qui infatti. Noi abbiamo beccato i protagonisti di The Monster, infatti, Monster & Monster Co. Co, infatti. Infatti, se i protagonisti sono i mostri quest'anno... Io sono emozionato perché avrò visto... Sì, io volevo essere lui. Monster & Co almeno 12 volte. Quello tu sei tu. Bravo. Fatti dare un bacio perché li amo da morire, li potete vedere qui, sono bellissimi. Ma tu hai la stessa voce della protagonista? Sì! Non ci credo, ma è vero! Senti, ti prego, farmi l'urlo del cartone animato. Non si può fare, non ce la fa. A fare l'urlo non ce la ecco fa. Ecco qua, arrivano tutti gli altri mostri, questi addirittura con i manganelli. Infatti, sta arrivando la... Aia, io sto prendendo un sacco di mazzate. Ma perché con i manganelli? Che sta succedendo? Non lo so. Ci siamo trovati in mezzo, in questo momento. Esattamente. Ci stanno dando mazzate. Che stai facendo tu? Gesù, ho beccato Gesù. È un'imprecazione o voleva essere tu? Che stai a fare là? Hazard. Chelsea. Forza, viva il Chelsea. Non c'entra niente, ma va bene comunque. Questi sono scolarette. Però sono belle. Qui abbiamo un altro personaggio. Chi sei tu? Io non so, dovrei essere un mafioso, ma sono anche un poliziotto, quindi poliziotto, diciamo mafioso. Che rispecchia la realtà, eh? Quindi non sa chi è, cioè si è vestito Gesù a insieme al mafioso, va bene così. Gesù insieme al mafioso non è una bella scena effettivamente. Nel quindi, frattempo comunque è arrivata l'altro carro finalmente, infatti io passerei la parola a Massimo così ce la spiega anche, ce la descrive. Allora sì, siamo al quinto carro, mostruosa ignoranza dell'associazione Carta Pestando, e questo è un altro carro, sempre tema dei mostri, però parla della ignoranza. Secondo il maestro cartapestaio, questo è del gruppo Nardelli, del gruppo Pinuccio Nardelli e Guarnieri. Faccio questa citazione per dirvi subito che qui c'è una accoppiata tra il nuovo e il vecchio, cioè Guarnieri era ed è ancora vicino a Nardelli, ma era un discepolo di Nardelli e anche lui Guarnieri aveva cominciato con le maschere di carattere, poi si è avvicinato al maestro Nardelli e insieme adesso realizzano dei carri allegorici. Loro hanno pensato che l'ignoranza può essere mostruosa e nonostante esistano i mezzi tecnologici che abbattono l'ignoranza, ancora questa può nascondersi e naturalmente può provocare dei danni, per cui l'unica soluzione che è possibile avere, come vedete nelle immagini, è che il mostro dell'ignoranza venga cavalcato da un bambino, questo bambino che, come si può pensare, è assetato di sapere e solo con
la cultura si possono sconfiggere tutti i mali. Quindi nella chiave di questo maestro cartapestaio il mostro è l'ignoranza, un mostro che viene cavalcato, un mostro buono tutto sommato, come vedete, un mostro buono che viene cavalcato da un bambino che verga con la penna il libro, che verga con la penna il sussidiario, mentre dietro si muovono i mostri dell'ignoranza. E anche questo carro ha voluto, come dire, denunciare qualche male, e nonostante, ripetiamo, i mezzi tecnologici, non si riesce ancora a sconfiggere, perché come sapete la ignoranza è anche, come denuncia lo stesso maestro cartapestaio, può essere un momento di soppressione per i popoli. Come dicevamo all'inizio, abbiamo notevoli denunce da parte dei maestri cartapestai, da parte di chi crea i gruppi mascherati. È uno spaccato, il carnevale di Putignano è uno spaccato di quello che è la società. Prima c'era la satira politica, evidentemente ormai la satira politica non tira più tanto, e quindi la satira si è indirizzata verso altri argomenti, che vengono poi tirati fuori attraverso i vari temi che la Fondazione del Carnevale di Putignano decide anno per anno. E vicino a me abbiamo l'assessore alla cultura Emanuela Elba, che anche lei ha contribuito alla, come dire, alla realizzazione di questa manifestazione, ma soprattutto si è impegnata proprio in occasione del carnevale nell'inaugurazione del museo del principe Romanazzi Carducci, un simbolo della cultura putignanese, nel quale è possibile vedere dei pezzi rari. Devo dire che lo consideriamo veramente un gioiello del nostro patrimonio monumentale. L'impegno è stato quello di fare in modo che l'inaugurazione fosse prima del carnevale, per permettere a quanti più visitatori possibili di poter visitare il palazzo. Devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro, ci sono stati molti visitatori. Altre novità di questo carnevale di Putignano da parte dell'assessorato alla cultura? Devo dire che un'altra linea progettuale è stata quella di promuovere una fruizione integrata dei nostri beni, tant'è vero che anche all'interno della biblioteca comunale sono state allestite altre tre esposizioni sul tema del carnevale e non solo. Grazie assessore, buon divertimento anche all'assessore Elba. Ma a proposito di musei, volevo anche parlarvi di un altro museo che quest'anno è partito a Putignano. Si tratta del museo diffuso del carnevale di Putignano. È a cura del professor Piero Sisto, che è uno storico locale, appassionato di carnevale, esperto di carnevale, che ha deciso di dividere nei vari ambienti del centro storico putignanese, ha deciso di far vedere una sintesi del carnevale di Putignano, dedicando questi ambienti a vari settori, come può essere la cartapesta, come possono essere le tradizioni popolari e soprattutto le maschere. Rimarco ancora una volta il termine maschere, perché le maschere hanno un ruolo importante nel carnevale di Putignano, nel volto e nelle espressioni della gente che ha voglia di divertirsi, così come si vogliono divertire Marco e Chicco. Noi ci stiamo già divertendo da morire. Ci stiamo divertendo perché qui c'è una coreografia. Ma siete una scuola di ballo? No, che scuola di ballo? Amici. Divertirci, vedi, che si vogliono solo divertire. Io poi li vedo comunque, sono molto anni 70, sì, 80. Lui è Charles Bronson. Infatti sei tu?
E dì una cosa, il Carnevale di Putignano è fantastico. Vedi. Ma bisogna viverlo. Dovete partecipare tutti quanti a questo Carnevale, perché è il più bello d'Italia e dell'Europa e del mondo. Bravissimo. Evviva, evviva il Carnevale di Putignano. Spirito di divertimento. Comunque, in mezzo all'ora, vedi, adesso, anche no, spirito di anni 70-80 si sente. Questo è il tema libero, è libero. Bravo. Perché basta che ci sia il divertimento. Bravo. Il Carnevale è divertimento. Bravissimo. A me piace. Ci abbiamo. Aspetta, anche il fratello di Charles Bronson, vedi? Guarda. Andiamo! Ci divertiamo a divertirvi! Infatti, è un messaggio, vedi, stupendo! È un motto meraviglioso, sì. ci divertiamo a divertirvi. Non è proprio italiano, secondo me, è italiano, sì, va bene! Non stare a vedere i particolari! Non è che dobbiamo stare a vedere i particolari, ci divertiamo. In lontananza invece vediamo il prossimo carro, che è un'altra cosa meravigliosa, perché comunque è guarda, la cosa bella è rendersi conto accanto ai palazzi che arriva addirittura al terzo, quasi quarto piano di un palazzo. Balla, balla! La cosa più bella è continuare a ballare al centro e mentre balliamo passiamo la parola a Massimo. Vai Massimo! Io stavo proprio nel corso mascherato, perché volevo raggiungere il carro allegorico che stenta ad arrivare e che è istinto animale. Allora, prima di parlare di istinto animale che vediamo in lontananza, volevo aggiungere qualche altro particolare. Ecco, quella che vedete inquadrata, quello che vedete inquadrato è un uomo. Allora, questo travestimento da donna è tipico proprio del nostro carnevale e fa parte di quegli aspetti collaterali come i giovedì. Abbiamo parlato prima con il dottor Patruno dei... Eccoli qua, Mino! Eccoli qua, eccoli! Ce l'ho qui la farfallina! Allora, stai davanti. Vai Massimo. No, Massimo, tu continua a dire. Continuate voi. Che, come ti chiami? Mina. Come la cantante. Mina. È la nuova Mina. Mina Celentano. Mina Celentano c'è già. Poi c'è Mina e poi ce ne sono. È Mino Barletta. Mino Barletta di Putignano. Non fa niente. L'importante è che ci divertiamo. È vero. Ok. A posto. Ciao, vai Massimo. A posto. Massimo, vai tu, è meglio. Eccolo in lontananza il sesto carro allegorico istinto animale. Questo è del gruppo Mastrangelo, è un carro, è il chiaro riferimento, vedete le scarpette rosse che sono lì appese al cancello oltre il quale l'uomo non dovrebbe andare per difendere, per non oltraggiare la bellezza del paese delle donne, è un chiaro riferimento al femminicidio. Ed è anche molto bello il gruppo mascherato che precede il carro, ed è stato costruito dal gruppo Mastrangelo, padre e figlio, cioè l'arte della cartapesta poi viene tramandata in famiglia. E come devo fare a questo punto, è doveroso fare un riferimento a proposito di padri e figli e del tramandare l'arte della cartapesta ad Armando Genco, uno dei più importanti maestri cartapestai qui a Putignano, scomparso diversi anni fa, che ha contribuito anche lui all'evoluzione del carro allegorico, vincitore di diversi primi premi, perché i carri allegorici hanno avuto una loro evoluzione. Prima erano dei pupazzi, come dire, fissi, dei pupazzi che non si muovevano, dei pupazzi di gesso, mentre con Armando Genco il carro allegorico ha iniziato a vivere, a creare dei movimenti che erano, e con l'introduzione della cosiddetta cartapesta rinforzata. Che significa cartapesta rinforzata? Che oltre ad esserci la normale cartapesta, cioè fogli di giornali con impregnati di colla di farina, hanno iniziato ad utilizzare anche dei fili di ferro, e quindi
i pupi di cartapesta hanno assunto aspetti diversi, più simili a dei simulacri veri, cioè sono diventati più artistici. Vedete questo gorilla, è incredibilmente bello, verosimile, è fatto, come dicevamo, dal gruppo Mastrangelo, padre e figlio, quindi questa cartapesta che si tramanda di padre in figlio, e il figlio di Mastrangelo di professione fa proprio il maestro cartapestaio. Cioè, quando parliamo di destagionalizzazione significa anche destagionalizzare la cartapesta, cioè i prodotti di cartapesta non sono soltanto i carri allegorici, ma tante altre cose, come per esempio un uso molto frequente è quello delle scenografie teatrali. E i maestri cartapestai, nel periodo che non è quello carnascialesco, quello che precede il carnevale, si dedicano a questa attività. Per cui con il passare del tempo la figura del maestro cartapestaio diventa un lavoro vero e proprio. Guardate i movimenti. I movimenti, per esempio, sono stati anche un'altra evoluzione del carnevale di Putignano. Prima facevamo riferimento alle cordicelle, agli omini che erano piazzati nel carro per muovere gli occhi del pupo, le braccia, le gambe, eccetera. Adesso sono dei movimenti elettronici. Se Marco e Chicco hanno la possibilità di entrare con la telecamera nel carro, potremo far vedere ai telespettatori quelli che sono questi movimenti elettronici, che sono addirittura adesso guidati da un computer e che danno un'armonia particolare al carro. Ma andiamo a questo istinto animale. Praticamente il gorilla che fa? Rappresenta l'istinto dell'uomo. Chicco e Marco forse vogliono, prima di descriverlo, vogliono dirci qualcosa? Eccoci, assolutamente sì, ora noi stiamo attendendo che arrivi, perché sì, comunque siamo vicino alla platea, al centro esattamente, come posso dire, nel fulcro. Comunque del carro. Tenteremo di entrare all'interno. Ci proveremo sì, assolutamente, mentre vediamo queste bambine, queste ragazzine che stanno... Questa performance. Infatti è una performance reale, vera e propria, perché è un balletto, come poi non ho capito se stanno pregando stanno facendo altro. No, però guarda, sono talmente concentrato, ma anche la bellezza di questa coreografia. Infatti, che stare vicino mi sento anche un po' in imbarazzo. No, devo dire una cosa, molto spesso, come posso dire, il carnevale è movimento, colore, divertimento. Loro è più una performance artistica questa. Il carro, qui, come diceva appunto Massimo, infatti, prima, narra appunto, parla della storia sulla violenza sulle donne, eccetera, eccetera. Quindi anche questo simbolo del rosso. Infatti, sai benissimo che le scarpe rosse sono il simbolo del, vedi le scarpe che hanno tutte le scarpe rosse. Tutte quante hanno le scarpe rosse, infatti. E anche questo è il simbolo appunto della violenza, contro la violenza sulle donne. Noi ci troviamo in questo momento al centro della... Qui, infatti, ora stiamo andando oltre la platea, devo dire che questo 623esimo carnevale è meraviglioso. È fantastico. Sì, io devo dire una cosa, mi mancava da tanto tempo Putignano, ma mi sto divertendo da morire, è una festa meravigliosa, con centinaia, ma che dico, migliaia di persone sugli spalti ai lati dei carri. Ora si sta avvicinando il carro e cercheremo, infatti, di entrare dentro, così Massimo è anche felice. Bravo, perché noi dobbiamo dare vita a tutte le sue parole. Dobbiamo rendere felice il caporedattore e gli passiamo subito la linea. Va bene, vi ringrazio, siete molto buoni. Però qui con me è il maestro cartapestaio del quale stavamo parlando prima, Vito Mastrangelo. È un veterano del carnevale di Putignano, è il papà di Paolo, e quando parlavamo di tramandare quest'arte della cartapesta, lui sta cercando di tutto per tramandarla al figlio, che ormai fa il maestro cartapestaio di professione. Prima era un hobby, è vero? Prima sì, oggi invece siamo delle imprese e io cerco di trasmettergli tutta la mia esperienza a mio figlio. Questo carro, perché il femminicidio, Vito? Beh, diciamo che si parlava, il tema era i mostri. Chi più di un mostro può fare una cosa del genere? Solo un mostro può fare. Diamo i tempi di costruzione di questo carro, Vito. Non ho capito la domanda. Dico i tempi di costruzione, quanto tempo hai impiegato per realizzarlo? Ci abbiamo messo 4 mesi pieni di duro lavoro.
con un gruppo di 10 persone. Ma quando dici se ti metti a favore della telecamera, ma a favore della telecamera ci perdono anche i telespettatori, ma che cosa significa 4 mesi anche la notte? Alcune volte sì, l'ultima settimana anche la notte. Siamo costretti a stare perché dobbiamo terminare e portare soprattutto a termine il lavoro che abbiamo già nel bozzetto. Però alla fine la realizzazione di un carro è una grande festa? E soprattutto la soddisfazione, quando almeno il carro piace è una soddisfazione. Tu hai detto che il carnevale, voi date vita al carnevale, però il carnevale vi dà vita? Sì, ci dà vita perché ci crediamo e non vediamo l'ora di riprendere a progettare il prossimo, e così da 30 anni. Il prossimo carro, quale può essere l'evoluzione di un carro allegorico? Dopo i movimenti elettronici, che cosa possiamo inventarci? Farlo scendere e camminare, è rimasta solo questo. Grazie Vito, in bocca al lupo, grazie. Vito Mastrangelo è un vecchio maestro cartapestaio, e io però ho invitato già una volta a Marco e Chicco ad entrare nel carro allegorico, nel cuore del carro allegorico. Dov'è Marco? Allora noi siamo, è difficilissimo perché qui stanno lavorando, se Fabio mi vede e riesce a salire, diciamo vedere come... Non so se vi riuscite a sentire, ma queste sono le macchine interne, io sono nel gasolio. Ridiamo la parola a Massimo, qui è il carro dall'interno. Continuiamo a descrivervi questo carro. Quindi il mostro rappresenta l'istinto maschile, il brutto istinto maschile che cerca di rompere il cancello che è il limite della dignità femminile. A questo cancello, come vedete, cerca di romperlo e di passare dalla, come dice il maestro cartapestaio, nel paese delle donne. Vedete le scarpette, simbolo del femminicidio, sono appese proprio a questo cancello. Anche questo carro, a quanto ha dimensioni, è molto alto e naturalmente raggiunge nella prospettiva piani che i piani dei palazzi che vedete a fianco del carro, parliamo di palazzi di 6 piani, e loro riescono a raggiungere questa altezza. Al giorno del mio primo impiego, la vita, quanto è